Si sono presentati a Palazzo di Città con uno striscione con la scritta Aterno, amore eterno, a sottolineare il profondo attaccamento alla società pescarese di atletica leggera fondata nel lontano 1944, la più antica in Abruzzo e una delle prime in Italia rimasta eterna anche nella tradizione dei successi. Nell'Aterno infatti sono cresciuti due indimenticati atleti olimpionici, gli ostacolisti Giovanni Cornacchi, al quale è intitolato lo stadio di Pescara, e Daniele Fontecchio, suo allievo, che ora è consigliere e allenatore dell'Aterno. Presenti in tanti tra dirigenti, allenatori e alcuni tra i migliori atleti del 2021, tra i quali due campioni italiani giovanili, i saltatori Luigi Casa nel lungo e Ilaria Monaco nel triplo e uno master, l'ostacolista David Ferrucci. Sulla manifestazione sentiamo il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, e l'assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di allenare questi atleti dell'atletica leggera, che hanno poi ottenuto dei risultati veramente notevoli e che ringraziamo per aver conquistato risultati di prestigio sia a livello di squadra che a livello individuale con alcuni titoli italiani nelle categorie giovanili. È una società nata 75 anni fa, è una delle più vecchie in Italia, una delle prime ad essersi affiliata alla Federazione di Atletica Leggera nel 1946, che prosegue nella sua attività di promozione della disciplina e di cura degli atleti che maggiormente si evidenziano. Quindi un ringraziamento da tutto il mondo sportivo per quello che fanno e continuano a fare nella speranza che possano ottenere sempre migliori risultati. Per l'amministrazione comunale è un onore ospitare la SD Aterno Pescara, come appena detto una società che rappresenta la storia dell'atletica leggera. Oggi siamo qui insieme ai componenti dell'amministrazione per dare il giusto riconoscimento a degli atleti che hanno portato il nome di Pescara e dell'Abruzzo per l'Italia.